Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi cambiamo colore. La stanza di Scarlett fa brillare la tua anima, insieme vivremo una storia felice senza fine, e senza fine. A distanza di esattamente 2 anni, oggi andremo a rifare l'esperimento con il Hair Color Remover di Jobatz, sì, questa è la versione Max, che è quella che è un po' più strong. Questo perché devo andare a togliere il nero blu, che è uno dei colori più difficili da togliere. Il nero blu e il rosso. Ho già fatto questo esperimento esattamente 2 anni fa, ad aprile del 2022, se non sbaglio. Io comunque vi metto il link qui, così se avete voglia, dopo aver visto questo video, potrete andare a vedere quello. In realtà io ieri sera me lo sono riguardato anch'io per vedere un po', per cercare di ricordare come sono andate le cose allora, per cercare di capire se avevo fatto degli errori e se c'era qualcosa di diverso che potevo fare. In realtà in linea di massima no, l'unica cosa è che allora avevo i capelli puliti, ma io leggendo il libretto delle istruzioni non ho trovato scritto in alcun posto che i capelli devono essere puliti, c'è scritto solo che devono essere asciutti, e asciutti sono asciutti. Io direi di partire subito perché il procedimento non è proprio corto, ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. Prima cosa che ho da dirvi, ve lo avevo già annunciato durante i vlog, differenza con 2 anni fa, come per tutte le cose, è un notevole aumento di prezzo. Io 2 anni fa questo prodotto l'avevo pagato 20 euro, quest'anno alla fine dei conti l'ho pagato 30. In realtà non risulta un vero e proprio aumento di prezzo, cioè il prodotto costa sempre 19,90 euro, ma ho pagato ben più di 10 euro di spedizione e quindi alla fine l'ho pagato 30 euro. Sì, anche su Amazon ho dovuto pagare la spedizione, il prodotto è arrivato, se non ricordo male, dalla Germania, e quindi niente, alla fine ho pagato 10 euro in più, che su 20 euro equivale praticamente al 50% in più rispetto a 2 anni fa. Comunque, se calcoliamo quanto costerebbe dal parrucchiere un trattamento del genere, risulta ancora comunque un trattamento economico da fare a casa. Funzionare funziona, almeno 2 anni fa ha funzionato, andiamo a vedere se funziona ancora ora. Soprattutto sono curiosa di vedere alla fine della fiera quanti capelli bianchi in più ho rispetto a 2 anni fa. Come potete vedere, io ho cercato di far scaricare il più possibile il colore, infatti sono piena di capelli bianchi. E quindi possiamo iniziare. Iniziamo da vedere cosa c'è dentro la confezione. Ho fatto la ripresa più professional questa volta. E all'interno della confezione troviamo ben 3 flaconcini che sono contraddistinti dalle lettere A, B e C. E quindi noi adesso dovremo andare a mescolare A in B e mescolare per un minutino, dopodiché lasceremo agire per un'ora, perché questa versione Max va tenuta su un'ora. Invece l'altra versione, che in realtà non ho nemmeno visto su Amazon realmente, va tenuta solo per 30 minuti, però con il nero blu era meglio usare la versione quella più strong. Quindi adesso noi andremo a mescolare, poi andremo ad applicare su tutta la capigliatura, andremo a fare un involtino di pellicola e poi lo terrò su per un'ora. Il mio colore naturale, quello di partenza, era tantissimi anni fa, comunque io parto da un, diciamo, un 3, quindi sono un castano molto scuro, però con riflessi naturali rossi. Io sono sempre stata scura, ma riflessata di rosso. La volta scorsa ho già visto che infatti era venuto fuori molto rosso, vedremo questa volta. Allora, iniziamo questa operazione perché è lunga. Prima però vi faccio una piccola ripresa per farvi vedere il colore di partenza, quindi vedete meglio il nero blu che ho sui capelli in questo momento, nel momento in cui iniziamo il trattamento. Eccoci, andiamo a mettere A in B piano piano. Vi faccio vedere solo l'inizio di questa operazione, dopodiché chiudo e la faccio da sola, che non vorrei sprecare prodotto.
E adesso, dopo aver fatto il travaso, vado con il timer, perché voglio essere più precisa possibile, a fare 1 minuto di balletto per shakerare. Io lo farò al dolce suono dei tagliaerba, perché sì, è iniziata la stagione dei tagliaerba. A voi metterò su la musica. Attiviamo balletto! Ultima shakerata veloce solo per dirvi che come una sciocchina avevo messo il timer di un'ora e non di 1 minuto. Fortunatamente me ne sono resa conto subito. Ops, voilà. Questo mi era successo anche la volta scorsa. Adesso abbiamo fatto. Qui possiamo iniziare l'applicazione. Non metto niente qua perché fa caldo, la maglietta se si rovina fa niente perché tanto mi sono fatta la nuova. Quindi possiamo iniziare. Vi faccio vedere solo la parte davvero iniziale, poi faccio da sola perché mi metto gli occhiali, mi avvicino allo specchio e metto ben bene. Questa volta mi sono armata anche di pettine a denti larghi, come c'è scritto sulla confezione, che dovrebbe aiutare a far andare il prodotto meglio sulla capigliatura. Ah, un'altra cosa, avete visto dalle immagini che nella confezione c'è un paio di guanti, di quelli che non durerebbero 2 secondi con le unghie lunghe, quindi io sono andata a sostituire con i miei guanti. In realtà non ricordo se la volta scorsa ci fossero guanti migliori o se li avevo presi anch'io da parco, non mi ricordo. Comunque, un dato in più, come al solito mettono quei guantini che sono solo spreco di plastica. Siamo per iniziare realmente questa operazione. Speriamo che vada tutto bene, speriamo questa volta di non restare senza capelli. Inizio a mettere così, anzi, faccio direttamente, la volta scorsa avevo iniziato in questo modo, poi non me l'ho trovata. Faccio direttamente che metto sulla mano e comincio ad applicare come se fosse un'emulsione, cercando di fare andare il prodotto su tutti i capelli. Capito come? Ok, ho fatto la riga centrale, in realtà io già ce l'ho, ma bisognerebbe fare in questo modo, che aiuta l'applicazione del prodotto al meglio possibile. Faccio tutto, ragazze, e poi torno perché il prodotto va applicato il più veloce possibile. E in realtà me ne vado anche in bagno, dove aprirò la finestra e farò circolare l'aria, perché qua c'è troppo rumore, ho dovuto chiudere tutto e se sto chiusa rischio un'intossicazione. Ci vediamo dopo ad applicazione ultimata. Applicazione terminata, devo dire che con il pettine a denti larghi è stato molto più veloce che la volta scorsa in cui lo feci senza il pettine a denti larghi. Adesso vado ad applicare la pellicola, faccio in questo modo, giro più volte, avvolgo tutto e dopo vi faccio vedere una Scarlett che arriva dallo spazio. Eccomi qua, avvolta ben bene nella pellicola. Adesso io chiudo, ho attivato già il timer, questa volta di un'ora, sono stata precisa. Adesso apro tutto perché in realtà un po' di puzza d'uovo c'è, quindi apro tutto così posso respirare, vado a farmi un caffè, mi metto un po' al computer, noi ci vediamo fra un'oretta per vedere la prima parte del risultato. In realtà io ho già iniziato a vedere molti più capelli bianchi man mano che passavo la lozione, anche perché credo che sulle ricrescite dove non c'è tintura la cosa sia più veloce, no? Vabbè, speriamo di non perdere i capelli. Sono un po' più tranquilla rispetto alla volta scorsa, è ovvio, ma con questi prodotti non si sa mai, capito? Quindi un po' di strizza c'è. Ci vediamo fra un'oretta. Sperando che intanto il tagliaerba abbia finito perché sta facendo un caos infinito. Io posso scegliere qualsiasi giorno dell'anno, qualsiasi ora, ci sarà sempre registrare video, ci sarà sempre qualcuno che fa rumore. Non so se lo vedete, ma qui traspare tanto bianco. Tanto, tanto bianco. Il timer è appena suonato, è passata l'ora, adesso cerco di togliere tutto ciò, vediamo che cosa abbiamo combinato. In realtà lo vedremo solo a capello asciutto dopo, ma un primo. Voi che dite, è andato via il colore? Io non vedo niente. Aspettate, guardo nello specchio che forse ci vedo di più. Ma sì. Allora, adesso quello che devo fare è
lavare i capelli con acqua calda per 5 minuti. Dopodiché, aspettate, avevo preso quello sbagliato. Passare alla parte C. Devo mettere metà del contenuto della parte C, lasciarla agire per un minuto, sciacquare per 5 minuti, mettere l'altra metà, lasciarla agire per un minuto, sciacquare per 5 minuti. Dopodiché vediamo il risultato a capello bagnato e asciughiamo e vediamo il risultato a capello asciutto e abbiamo finito. Quindi ci vediamo tra poco. Ho lavato i capelli, così a prima vista sembra che il nero sia uscito e sembra anche che questa volta non sia rimasta la ricrescita molto rossa, ma non cantiamo vittoria. La volta scorsa mi era rimasta tutta qua, qua. Avevo proprio tutta la ricrescita dei capelli, tutta rossissima. Questa volta sembra di no. Adesso andiamo ad asciugare e vediamo qual è il risultato reale, perché si sa che a capello bagnato, bagnatissimo tra l'altro, i capelli sembrano più scuri. Una piccola tips: rispetto alla volta scorsa ho fatto un passaggio in più, cioè dopo aver lavato i capelli 5 minuti, messo 5 minuti, messa la lozione 5 minuti, rimessa la lozione 5 minuti, mi sono fatta 2 minuti di sciacquo. Ho messo il balsamo lamellare di Elvive per farli venire un pochino più morbidi, però questo l'ho fatto dopo aver fatto tutti i passaggi, uno step in più. Adesso vado ad asciugare e ci vediamo dopo di là, vi faccio vedere il risultato finale prima della tinta. Ed eccomi a capello asciutto, non li ho stirati ovviamente, li ho solo asciugati con l'aria dall'alto verso il basso, di modo che venissero leggermente più lisci, ma qua, cioè, no, liscissimi non sono. Comunque, il colore è questo. Vi faccio vedere. Dai, che poi a capelli bianchi pensavo di essere messa peggio. Cioè, non è che sia messa benissimo, ma per l'età che ho, essendo una scura, ribadisco il concetto della volta scorsa. È vero che con i capelli più chiari, i capelli bianchi si vedono di meno, perché io credo di aver schiarito almeno di due tonalità. Eh sì, perché ero un 1, nero blu, adesso sarò un 4, no, ho schiarito parecchio, sì, perché no, questo sarà un 3, sì. Comunque, vi faccio vedere, non c'è tanto rosso qui come la volta scorsa, ma si vede da dietro. L'anno scorso, non so se ricordate, avevo fatto le schiariture, sono tornate tutte fuori, si dovrebbe vedere. Questo è il risultato finale dopo il color remover, nero blu non ce n'è più. Ovviamente ho fatto anche le riprese alla luce naturale fuori, lì si vede ancora meglio, anche perché oggi non c'è il sole, quindi si vede un pochino più naturale. Adesso devo solo decidere se fare adesso la tinta o se aspettare un po', però io i capelli bianchi in realtà li vorrei coprire. Il mio telefono, arrivo subito. Era spam come al solito i call center che rompono le scatole. Adesso vado a riguardarmi un po' meglio la situazione e decido se fare la tinta o se aspettare qualche giorno. Il risultato comunque del color remover è questo. Ed eccoci qui alla fine del video, dopo un buon numero di ore. Sì, ho fatto la tinta, adesso ne parliamo. Però prima faccio un veloce recap di tutto quello che è stato il procedimento. Colore Hair Color Remover Joe Buds versione Max, quindi quello più strong. Abbiamo visto che ci sono tre boccette contraddistinte dalle tre lettere A, B, C. Primo passaggio: mescolare la A con la B, agitare per bene per un minuto, e poi ho messo tutto sui capelli, avendo cura di farlo andare su ogni centimetro dei miei capelli. Dopodiché ho avvolto tutto nella pellicola e tenuto per un'ora. Sono passata alla seconda fase del processo, quella che prevede il lavaggio della mistura che serve per far sciogliere la tinta sui capelli. Questo passaggio si avvale della boccetta C. Ho fatto 5 minuti di lavaggio con acqua calda, dopodiché ho messo metà della boccetta sui capelli, lasciata che fa molta schiuma, lasciata agire per un minuto, sciacquato per 5 minuti. L'altra metà della boccetta lasciata agire per un minuto, sciacquato per 5 minuti. Alla fine, una mia piccola tips: ho messo il balsamo lamellare di
Elviv, e ho lasciato, non l'ho lasciato agire, ho sciacquato via finché non mi sono resa conto che il balsamo non era più sui capelli. Ho asciugato e questa è tutta l'azione che riguarda il color remover. Ovviamente poi il colore è venuto molto meglio, cioè il colore naturale è venuto molto meglio dell'ultima volta in cui l'avevo fatto. Questo perché molto probabilmente, ragionandoci, ho fatto sempre il nero blu in questo periodo in cui ho fatto il nero blu. Anche quando dovevo fare solo un po' di ricrescita, ho fatto sempre il nero blu. Mentre invece le altre volte, l'altra volta, ogni tanto, nel periodo di ricrescita usavo il castano, e il castano si sa ha la base rossa. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che togliendo il nero blu restasse un pochino di ombreggiatura rossa che si vedeva molto. Se andate a vedere il vecchio video si vedeva tantissimo. Questa volta ne è rimasto molto di meno, giusto qualcosina, poi mi sono resa conto qua sotto. Ho deciso di fare la tinta maggiormente per i capelli bianchi, per coprire i capelli bianchi, perché io ancora di andare in giro con tutti i capelli bianchi non me la sento. Però mi sono ricordata che già dalla volta scorsa, quando avevo guardato altri video prima di fare questa operazione, e poi mi sono resa conto facendola io stessa, una volta che fai il color remover, a proposito, se andate a vedere sotto le recensioni del prodotto su Amazon, molte persone scrivono che di aver sbagliato a far subito la tinta perché c'è scritto sul foglietto delle istruzioni che per 4 settimane non bisogna fare la tinta. Io, francamente, quel libretto delle istruzioni, anche se in inglese, me lo sono riletto più e più volte, ma questa cosa non l'ho trovata scritta in nessun punto, quindi io la tinta me la sono rifatta. Però è vero che appena fatto il color remover la tinta viene molto più scura di quello che realmente è. Quindi cosa ho fatto? Dopo aver asciugato i capelli stamattina sono uscita perché io avevo preparato la tinta numero 4 e anche una tinta numero 4 con riflessi molto rossi, però mi sono resa conto che sarei venuta molto scura. Proprio per questo fatto che subito dopo il colore viene più scuro. Quindi che ho fatto? Sono uscita e sono andata a prendere una tinta 6.1, che è un biondo scuro cenere. Perché cenere? Perché così sono andata a contrastare quei riflessi rossi che c'erano qui sulla ricrescita, che erano pochi, ma c'erano, ce n'erano anche qui in realtà, e quindi ho fatto una tinta non troppo scura, come vedete, il risultato è questo, non troppo scura, che quindi mi permette di poter dire che sono passata dal nero al castano, e nello stesso tempo ho neutralizzato un po' quei riflessi rossi. Devo dire che il risultato a me piace davvero tanto. I capelli bianchi, diciamo che si sono coperti, anche se la tinta è molto più chiara del mio colore, quindi sono molto molto soddisfatta. In info box vi lascio il link per acquistare il prodotto qualora voleste farlo. È un link di affiliazione Amazon, a voi non costa nulla di più, a me verrà data una piccola percentuale. Detto ciò, io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao.